finalmente diamo la parola anche alle mamme. Signora, buonasera. Lei è la mamma di quale miss? Mrs. Malta. E ci vuole ripetere il nome e cognome di sua figlia? Catherine Altart. I parenti italiani dove sono, signora? Sono da Sicilia, a Catania. Bene, lei, signora, viene volentieri qui a Salso Maggiore, è venuta volentieri al seguito di sua figlia, immagino. Sì. Diamo la parola adesso alla sorella. Dal viso ci sembri la sorella di Miss Italia nel Mondo Malta. Come mai non sei venuta al concorso anche tu? Beh, sono ancora piccolina, ho 16 anni. Mentre invece tua sorella? 18. C'è un limite di età per partecipare a questo concorso? Sì, mi pare 17 anni deve avere. Ci vuoi parlare un pochino di come è avvenuta l'elezione di tua sorella a Malta? C'erano le preliminari, è passata, è andata tutto bene, è qua. Bene, lo spirito è quello di portare a casa una fascia, immagino. Sì, ma è anche molto che se sta qui, è un grande onore per noi. La soddisfazione di essere arrivati a Salso Maggiore? Sì, è una grande soddisfazione. Conoscevate voi Salso Maggiore? Sì, ma perché ci sono le terme, così. Adesso parliamo invece con il responsabile dell'elezione di Miss Italia nel Mondo a Malta. Si vuole presentare, buonasera. Sì, sono Anton Vella, che viene da Malta. Mi rappresento la compagnia Pyramid Productions per la seconda volta a organizzare il preliminare a Malta. Ecco, visto che ha un book fotografico notevole, prima lo sfogliavamo insieme, ho visto delle bellissime fotografie. Dove sono state fatte queste fotografie? Tutte a Malta, perché qualche foto c'è durante la preliminazione a Malta, c'è altre che fare la candidata maltese come una fotomodella a Malta. E il calore della gente a Malta per queste elezioni com'è? È molto grande, perché lo scorso anno è arrivato quarta da 23 ragazze e adesso quest'anno voglio che almeno la candidata maltese anche buon risultato. E voi siete così in sintonia con gli organizzatori di Miss Italia nel Mondo, con il dottor Insalata, vedo che c'è buona armonia, buon accordo. Sì, anche per la seconda volta noi ospitiamo le vincitrici che è Miss Italia nel Mondo, Anna Letizia Rizzon, a Malta, per un mese intero per fare la vacanza a Malta. Bene, concludiamo con la sorella che ha un viso molto carino. Complimenti e un arrivederci a quest'altro anno a Salso Maggiore. Voglio salutare i nostri telespettatori. Saluto a tutti, ciao. Nel giardino del Grand Hotel Centrale facciamo conoscenza anche col signor Pino Frezza. Ci vuole ricordare il suo compito all'interno dell'organizzazione? Io sono l'agente e l'organizzatore del concorso Miss Italia nel Mondo in Australia, Nuova Zelanda e Nuova Caledonia. Come è venuta quest'anno l'elezione in questi posti che ha citato? È stato un successo strepitoso perché il concorso cresce di anno in anno, di conseguenza è sentito da tutti, per noi all'estero di poter portare una ragazza che rappresenti l'Australia qui a Salso Maggiore è un grandissimo onore, perciò tutti gli emigranti italiani che sono numerosissimi in Australia, si parla di 2 milioni di abitanti, e ovviamente stanno dietro al concorso e il successo è strepitoso. E le ragazze affluiscono numerose a queste chiamate? Sì, infatti l'Australia è grande, ha 7 stati, ogni stato svolge una selezione e ci sono dalle 20 alle 30 ragazze che poi a sua volta vengono eliminate, poi la gran finale la fo io a Sydney, a un teatro a Sydney, facciamo la finale proprio per scegliere le ragazze. Quest'anno noi abbiamo 2 ragazze, siamo gli unici del mondo che abbiamo questa fortuna di avere 2 ragazze che rappresentano l'Australia. Essendo un continente vastissimo, ecco perché è venuto questo caso di avere... Qui a Salso Maggiore come vi state così trovando? Io mi trovo bene perché questo è il 6° anno che vengo. Lei è sempre presente allora in tutte le edizioni? Sì, infatti nel 92 ho avuto la fortuna di portare una ragazza che ha vinto il concorso, Olerica Perolin, vinse il concorso di Miss Italia nel Mondo, per noi avere una vincente è una gran bella soddisfazione e perciò per me tornare qui è un gran piacere. Siamo orgogliosi di essere qui, Salso Maggiore è una città ospitale magnifica, per noi è un grande piacere essere qua. Ecco, signora, voi vivete abitualmente in questi posti che ha citato suo marito? Sì, a Sydney. E come vi trovate qui a Salso Maggiore? Benissimo. Vi piace Salso Maggiore, lo conoscevate oppure l'avete apprezzato in questi anni? L'abbiamo apprezzato in questi anni, è molto bello, romantico. E lei come giudica questo concorso, signora? Immagino molto bene. Molto bene, molto. Bene, signora, un buon soggiorno, le auguriamo e una risentirci alle prossime occasioni. Grazie, arrivederci. Grazie di averci ospitati, arrivederci, grazie. Ciao. Grazie.
dopo aver incontrato alcuni genitori e parenti, è la volta di una cugina. Tu sei la cugina di quale Miss? Di West Germany, dell'Australia. E come ti trovi a Salso Maggiore? Bellissimo, sì. E come mai non hai partecipato anche tu a queste selezioni? No, io non c'è in conferenza come il cugino. Bene, allora ti auguriamo buona fortuna e magari un arrivederci ai prossimi anni. Grazie tanto. Lei è Romina Giuliani, non ci è presentata. Romina Giuliani, la cugina di... Mia figlia si chiama Maria Bromi e sono Miss Italia in Marocco. Noi siamo di origini di Lecce, Montroni di Lecce. Lei è molti anni che abita in Marocco? Da 28 anni. Precisamente in quale località? A Rabat, la capitale. E siamo molto contenti di essere qui a Salso Maggiore. E la figlia con quale spirito è venuta qui a Salso Maggiore? Con lo spirito di partecipare, di fare un'esperienza di, come tutte le altre ragazze. E la preparazione com'è stata per arrivare a Salso Maggiore? Laboriosa, insomma un po' di trambusto c'è stato? Molto, molto, molto. È tutta contenta, è tutta... Bene signora, allora noi auguriamo buona fortuna a lei, di una buona permanenza qui a Salso Maggiore. Ringraziamo tutti gli organizzatori perché sono stati molto, molto bravi. E tutte le altre mamme che sono state molto simpatiche, abbiamo formato come una famiglia qua tutte insieme, stiamo visitando Salso Maggiore e abbiamo formato molte amicizie. Ecco, allora un giudizio su questa cittadina, signora, Salso Maggiore. Bella, molto bella. Bene, grazie, arrivederci. Ospitale. Grazie. Grazie. Abbiamo anche la rappresentante dell'Olanda, la mamma di Miss Olanda, Miss Italia, Olanda nel mondo. E vuole dire un pochino com'è stata la preparazione all'arrivo qui a Salso Maggiore? In Olanda c'erano 12 ragazzi, no, che si hanno presentato per il Miss. Allora ha vinto Sabina. Siamo venuti qua, è una bella ispirazione, molto bella, mi piace molto. Pure a lei, quella più importante. No? Voi conoscevate Salso Maggiore, signora? No, non sapevo. Noi andiamo ogni anno in Sardegna. Allora di Italia ho visto poco. Perché noi quando veniamo prendiamo la nave a Genova e poi subito in Sardegna partiamo. E i familiari dove li avete voi signora? Noi i familiari nostri sono tutti in Sardegna, ma abbiamo amici anche a Milano e famiglia che sta lavorando qui in un'isola, Isola d'Elba si chiama. Sì. Conosciamo. Signora, e allora con quale spirito sua figlia affronta questa kermesse di bellezza? Lei è una bella esperienza per lei, lei pensa soltanto così, vive giorno a giorno e quello che esce, perché ci sono 30 ragazzi, sono tutti belli e allora lei sono tutti già vincitrici perché hanno vinto già nel paese loro e allora sono diventati vincitrici tutti. Se dovesse andare a casa con la fascia, per dire, la più prestigiosa, immagino la contentezza. E se invece ciò non avvenisse? Non lo so. Speriamo, perché lei le piace troppo qua in Italia. Sarà bello per lei se qualcosa, un venire c'è qua. Sarà bello per lei. Voi abitualmente dove vivete, signora? Noi abitiamo in Olanda e la città dove abitiamo si chiama Enschede, è vicino alla Germania. Allora tutti si aspettano di vedere sua figlia con una fascia magari tricolore al petto? Sì, certo, ma sono tutte le ragazze che sono qua, tutte le aspettano con quello, non è che soltanto mia figlia. Bene, facciamo un in bocca al lupo, signora. Sì, grazie. Signora, benvenuta a Salso Maggiore, sappiamo che venite dalla Svizzera, vuole presentare sua figlia? Il suo carattere o il suo... Un po' tutto. Niente, una ragazza tranquilla, molto dolce. Con quale spirito è venuta a Salso Maggiore sua figlia? A divertirsi, conoscenze nuove e sì, credo molto a divertirsi, comunque un'esperienza per lei importante, credo ne vale la pena. Vogliamo ricordare le radici italiane della vostra famiglia? Sono pugliese, origine Martano, provincia di Lecce, il marito di Corigliano d'Otranto, provincia di Lecce. Siamo. Adesso invece vogliamo così sapere se lei conosceva Salso Maggiore prima di... No, niente. Non l'aveva neanche sentito? Niente, bellissimo posto, è incantevole, però no, mai. Ecco, per fare un passo indietro vorrei sapere adesso, vorremmo dire ai nostri telespettatori, come sua figlia Luana è arrivata alla finalissima di Salso Maggiore.
Niente, ha fatto delle selezioni, preselezioni, selezioni, finale, è andata in finale lei con su 30 ragazze. E lei come vede questi tipi di concorsi? Esperienza, secondo me è un'esperienza, un frutto di esperienza, amicizie nuove, sicuramente, niente. Vogliamo ricordare cosa sta facendo in questo momento Luana? Ora? Ora, in questi giorni. È un gran lavoro, Credo che sia un massacro per tutte le ragazze, non solo per Luana, per tutte le ragazze è duro. La vedo pochissimo. Lei quando si è prospettata questa opportunità di venire a un concorso di bellezza, come mamma cosa ha pensato? Gioia immensa. Allora ha supportato proprio questa scelta di Luana? Sì. E lei in gioventù non ha mai pensato di partecipare a concorsi? Tempi, dai. Dico, erano altri tempi comunque, no, non ho mai pensato. Forse non ho pensato ai miei genitori, ma neanch'io, no. Lo sa che probabilmente in queste sere leggeranno anche la mamma più bella delle Miss? Vabbè, no. Ce l'hanno detto gli organizzatori e secondo me lei è un buon... Auguri! No, va. Tanti auguri per lei e per soprattutto per Luana. Grazie. E magari tanti auguri di poter andare a casa con una fascia prestigiosa. Vinca la migliore, Grazie. Una vecchia conoscenza per il concorso di Miss Italia nel mondo, il professor Santellocco. Sappiamo che lei si sta sdoppiando in più ruoli in questa organizzazione, se ne vuole parlare? Ben volentieri, c'ho un ruolo, come dire, privato e in quanto tale sono il segretario generale dell'Associazione Italiani all'Estero e il ruolo istituzionale in quanto sono il presidente del Comites Algeria e rappresentante eletto del Nord Africa presso il Ministero degli Esteri nel Consiglio Generale degli Italiani all'Estero. Piccolo inciso, 65 deputati di oltre dell'Altra Italia in rappresentanza di tutti gli italiani che vivono all'estero. Pertanto questo concorso, da quello che posso capire dalle sue parole, è tenuto in considerazione anche all'estero e naturalmente anche dal nostro Ministero degli Esteri. Beh, qui vorrei fare una piccolissima e simpatica sottolineatura. Devo dire che grazie a Miss Italia nel mondo gli italiani all'estero hanno trovato il momento di aggregazione e non di divisione. Vi spiego meglio rapidamente. In passato simpaticissime manifestazioni di Miss Abruzzo, Miss Puglie, Miss Piemonte e tante Miss in uno stesso Stato. Ecco, Miss Italia nel mondo è diventato un momento vero di italianità, di aggregazione e di eliminazione di divisioni. Diciamo che è una gioia vedere come nei consolati, nelle ambasciate, quando ci sono le preselezioni e soprattutto la finale di Miss Paese Tante Tali, Miss Australia, Miss America, Miss Algeria, Miss Marocco, eccetera, eccetera. Ecco, questi italiani che addirittura non si conoscevano l'un l'altro, pur vivendo in paesi difficilissimi come potrebbero essere quelli al di là del Mediterraneo, ecco, il momento della Miss Italia nel mondo, si trovano, si raccolgono e oltretutto una volta eletta la Miss diventa la Miss di tutti senza alcuna divisione. So che in Italia ci sono varie voci di suddividere e di spezzettare l'Italia. L'altra Italia, che detto così anche fra parentesi, sono 60 milioni gli italiani che vivono fuori d'Italia, ovviamente prima, seconda e terza generazione, ecco, sono per un'Italia unita e bisogna dire grazie alle bellezze, alle figlie, al prodotto migliore, se vogliamo, dell'italianità nel mondo, ecco, c'è questo momento bello di alta italianità. Ecco, vogliamo ricordare quante ragazze ha portato allora quest'anno alla finalissima? Io con mio sommo piacere ho portato Miss Algeria, e tutti sapete cosa significa l'Algeria in questo momento, Miss Marocco, Miss Etiopia. Ecco, queste sono le tre ragazze che rappresentano gli italiani in Africa. Il rapporto del professor Santellocco con Salso Maggiore com'è? Direi stupendo, io se potessi farei Salso Maggiore capitale degli italiani nel mondo. Salso Maggiore è capitale dei 60 milioni di italiani che vivono nell'Altra Italia. Cosa ci dovremmo aspettare per gli anni futuri da questa manifestazione? Beh, ecco, anche attraverso questa manifestazione forse una conoscenza più ampia di quello che significa la creatività, il genio italiano che vive all'estero. Ecco,
importante. Io ho partecipato a diversi incontri al Ministero degli Esteri sui vari convegni fatti a Berlino, a San Paolo, a Roma stessa, a Montecatini, molti incontri con l'allora direttore di Rai International, Angela Buttiglione. Il problema centrale, l'informazione di ritorno, cioè questa Italia non sa che esiste l'altra Italia, questa Italia non sa che c'è, che ci sono 60 milioni dall'altra parte che amano questa Italia tanto se non più degli italiani che vengono in Italia. Quindi cosa ci aspettiamo da Miss Italia nel mondo? Ecco, visto se non ci sono altri canali, attraverso le ragazze vengono, ci raccontano cosa fanno i loro genitori e così apprendiamo che abbiamo grandi imprenditori che vivono in Australia, che vivono in America Latina, che vivono in Africa stessa. Ecco, sappiamo che i più grossi ingegneri che abbiamo oggi in Italia stanno facendo delle dighe ciclopiche, 600-800 miliardi di lavoro in questo momento in Algeria. Quindi cosa ci aspettiamo da Miss Italia nel mondo? Ci aspettiamo di conoscere la storia degli italiani che vivono fuori d'Italia, anche e soprattutto per quest'Italia. Bene, con questa curiosità salutiamo e ringraziamo il professor Santellocco. Grazie ancora. Grazie a voi per l'attenzione. La mamma di Miss Australia, buonasera signora e benvenuta a Salso Maggiore. Grazie. Lei parla un po' in italiano? Sì. Vogliamo ricordare le radici italiane della vostra famiglia? Calabria, Giuse Marina, sì. Bene, allora conosce anche l'organizzatore per l'Australia, senz'altro il dottor Frezza, che ha curato l'organizzazione. Bene, lei come affronta questi giorni? Ah, belle, belle giorni. Conosceva Salso Maggiore prima d'ora? No. Non l'aveva mai sentito nominare? No. Questa è la prima volta che venne in Italia, quindi conosceva. Adesso le chiediamo una cosa facile per lei, difficilissima per noi. Vuole salutare i nostri telespettatori con la sua lingua? Hello everyone in Australia, it's lovely to be here. I'm so proud to have my daughter here and hope that she will win. Bene, noi adesso chiediamo la traduzione al dottor Frezza. Ha detto che lei è orgogliosa di essere qui a Salso Maggiore e di aver portato sua figlia qui a concorrere e di conseguenza è felicissima, è incantata di questo magnifico luogo di Salso Maggiore che non se l'aspettava e spera che sua figlia faccia bene, che magari vinca. Bene, la signora è andata a vedere se riesce a dare un'occhiata alle prove per vedere la figlia e noi concludiamo qui. Un organizzatore ci ha appena detto che non potete entrare perché dentro ci sono solo ragazze. Voi come la prendete? Male, molto male. Ma vi volete presentare? Chi siete voi, insomma? Siamo... I miracoli? Il Nazareno. Siete qui per fare che cosa? Per pitturare l'albergo? Anche. Ma soprattutto per fare che cosa? Per accompagnare le Miss nella loro tournée qua. Dunque ragazzi, l'anno scorso per le ragazze hanno abolito le misure, noi da quest'anno le vogliamo ripristinare. Dunque tu che numero porti di scarpe? No, io altre misure avrei idea di abolire. No, noi solo scarpe, cappello e vita. Tante questo qua, come numero. Ah, e tu invece da dove vieni? Da Sassuolo. Hai già fatto dei miracoli? No, mai. Pensi di farli quest'anno? Sì, cioè, spero di rimettermi a posto la schiena. Bene ragazzi, come siete giunti qui a Salso Maggiore? Macchina. Come siamo giunti, come, in che senso? Così, dopo una selezione da qualche parte? Alcuni hanno fatto concorsi, alcuni sono stati scelti da, penso, agenzie, non so, comunque selezioni normali. Concorsi. Adesso invece facciamo un'intervista a Tozzi che ha appena fatto uscire il suo LP. Complimenti, sei qui per cantare o per sfilare? Ma non lo so neanche io. Quello che ti fanno fare fai? Io sì, sono molto versatile. Per adesso c'è da pulire le pignatte. Ci penseremo. Tanto ho tanti collaboratori. Da dove venite ragazzi voi per lo più? Da Parma. Modena. Parma. Modena. Reggio Emilia. Lo sapete che l'anno scorso c'erano i cadetti che accompagnavano le ragazze? Ah, sì. Ma quest'anno ha scelto noi, siamo i migliori. Caduti in guerra. I capelli pensate di tenerli così o di farmi una bella tosata tipo militare? Dobbiamo tirarceli uno con l'altro e vedere se si allungano. E poi ha detto che ci fanno un po' di coda. Ma voi delle ragazze cosa apprezzate? Tutto. E quando dico tutto è l'amoroso.
E le ragazze dove le lasciate, le vostre ragazze? Io non ce l'ho, libero. Lui in Ungheria. Vediamo di avvicinare anche qualcun altro, mi pare di Max. Ci vuoi parlare, ti vuoi presentare? Sono Franco. E noi vogliamo sapere le tue misure. Le mie misure? Le scarpe? 42. I boxer? I boxer, lì si va su. Il cappello? Il cappello non ce l'ho. Sentiamo adesso la ragazza. Tu come vivi questo dramma che il tuo ragazzo sta affrontando? Io sono qua in controllo perché appunto potrebbe diventare un dramma. Ma sai che li ammanettano tutti, questi ragazzi? Ma penso che non ce ne sia bisogno, spero che sia bravo. E tu hai invogliato il tuo ragazzo a venire qui a Salso Maggiore? Sì, perché secondo me si diverte. Poi conosco qualcuno qua in mezzo, quindi me lo controllano. Spero, cosa si diverte? Bene, allora noi abbiamo presentato tutti, sentiamo anche, sei passato da Salso Maggiore le scorse serate, ti abbiamo visto, ti abbiamo già intervistato, sei giunto alla finalissima. Come affronti questa prova? Per me è come tutte le altre, è un'esperienza nuova, penso a divertirmi e se si conoscono alcune ragazze tanto meglio. Sì, ma queste sono un po' scomode perché hanno dei prefissi impossibili. Non c'è problema, vanno bene tutte. Bene, allora, sì, adesso sentiamo, sì, il pizzetto è veramente a posto, ma è vero o finto? Da dove vieni tu? Bologna. E come mai qui a Salso Maggiore? Sono venuto alle terme e ho dei problemi fisici. Ma mi hanno chiamato qui. Lo sai che adesso ti ammanettano di modo che le ragazze non correranno nessun pericolo con te? Fanno tutto loro, cioè io sono sempre stato fermo. Bene, allora vi auguriamo soprattutto di divertirvi, abbiamo scherzato un po' e ci rivediamo magari nei prossimi giorni. Ok, ciao. Grazie. Abbiamo anche due giovani ragazze, siete di Salso Maggiore, vero ragazzi? No, siamo in provincia di Parma, ma non di Salso Maggiore. Siete venute a dare un'occhiata alle ragazze o ai ragazzi? No, siamo amiche dei ragazzi, sono venute a salutarli. Bene, voi come giudicate questa partecipazione dei ragazzi quest'anno alla elezione di Miss Italia nel Mondo? Trovo una cosa positiva, qualcosa che dà contorno. E voi invece un giudizio per la parte femminile, voi verreste a fare una selezione di questo tipo? Sì, perché no? Secondo me è molto divertente. Bene, allora un arrivederci alle prossime occasioni e buon divertimento. Grazie altrettanto. Allora abbiamo anche un signore, l'abbiamo visto anche nei giorni scorsi, lei da dove viene? Da Avellino. E segue abitualmente questi... Qui a far dei terme. E allora non ha perso l'occasione di venire a dare un'occhiata? Sì. Io per il lavoro che faccio penso di essere un cultore della bellezza femminile, faccio il parrucchiere per signora. Pertanto è in grado anche di dare dei giudizi sulle mise delle miss? Dei giudizi piuttosto modesti. Bene, le auguriamo un buon soggiorno qui a Salso Maggiore. E a lei un buon lavoro. Ha visto le ragazze finora arrivate e un giudizio? Bellissime tutte. Domani sarà qui nel piazzale, domani mattina alle 10. Niente sì, non mancherà. Mi piace tanto questa manifestazione. Lei da dove viene, signora? Sono molti anni che lei viene a Salso Maggiore. 7 anni. E 7 anni ha sempre partecipato anche all'elezione come spettatrice, immagino. Sempre, sì. Bene, signora. E Salso Maggiore, lei che tipo di così giudizio si è fatto? Bellissima, indimenticabile. Proprio come posto, ci tengo tanto. Quando ho un minuto di libertà mi piacerebbe venire qua, sempre, non solo per la cura, proprio perché è un posto che è. Bene signora, buon soggiorno. Grazie. No, signora, buonasera. Lei come mai qui davanti all'albergo centrale? È perché sono in pensione di Alprevera. E viene a dare un'occhiata anche, ha visto che sono arrivati i ragazzi? Sì. Cosa ne pensa di questo abbinamento fra le miss e i mister? Non saprei. E lei signora invece abitualmente segue questi tipi di concorsi? Ma così non che seguo abitualmente, però mi fa piacere vederle un po', intanto tanto che abbiamo sentito che domani fanno la sfilata e ci fa piacere venirle a vedere. Io lo ritengo che sia una cosa importante questo abbinamento invece. Lei da molti anni che viene a Salso Maggiore? Primo anno e quindi per me è tutta una sorpresa. Allora un giudizio così? Un giudizio
io, il giudizio mio è favorevole in tutta l'organizzazione che c'è, io lo ritengo che sia una cosa molto favorevole. Lei manderebbe una figlia o una nipote a fare? Sì, 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 la manderei con orgoglio. Molto bene signora, la ringraziamo, incontriamo un'altra signora. Signora, si sta godendo questo soggiorno anche lei a Salso Maggiore? Sì, primo anno. Come si trova a Salso Maggiore? Bene. Le piace il posto? Sì, molto. Sta facendo le cure? Sì. Bene, allora signora le auguriamo un buon soggiorno e ci dia un giudizio su questo tipo di concorso. A me piace molto perché è molto corretto dai bei ragazzi e speriamo che continui. E dove c'è della gioventù in genere bravo, ci si diverte. Bravo, c'è divertimento. Lo manderebbe lei a fare la sfilata per Miss Italia nel mondo come damigello delle Miss? Perché no? Allora dobbiamo aspettare qualche anno. Eh sì, adesso è troppo piccolo, infatti lo stavo dicendo prima, sei troppo piccolo. Da dove venite voi signora? Da Lodi. Venite abitualmente qui a Salso Maggiore? No, è la prima volta. Come vi trovate nella cittadina termale? Bene. Allora adesso teniamo d'occhio il bambino, segneremo il nome, come si chiama il piccolo? Davide Reccani. Allora, Reccani Davide, ti vogliamo rivedere qui fra 18 anni, secondo me potresti già andare bene. Grazie signora. Prego, buonasera. Siamo con una conoscenza dello sport salsese, vogliamo ricordare il tuo nome? Beatrice. Beatrice, vai fortissimo e adesso ti abbiamo visto andare fortissimo anche con questa bimba. Eh sì. Per la gioia delle ragazze sono arrivati anche i ragazzi quest'anno all'elezione di Miss Italia nel mondo. Cosa ne pensi? Finalmente. Ci voleva, è qualcosa di bello da vedere. Ascolto, ho visto che guardavi molto il biondino. Com'è? No, no, non è vero. Preferisci il capello liscio, lungo, riccio, corto o calvo? Rosso, nero, blu? Nero. Bene, non sei molto complicata, sei di Salso Maggiore. Come ti chiami? Manuela. Manuela, allora verrai tu ad incoronare il Lui d'Italia? Va bene. Adesso lo vado a dire agli organizzatori. Ok. È la mamma di Miss Italia nel mondo, Danimarca. Benvenuta a Salso Maggiore, signora. Grazie. Come si trova qui a Salso Maggiore? Io mi trovo molto bene. È una città così bellissima e mi trovo fantastica. Ne aveva sentito parlare prima di arrivarci? No, no, non, infatti non conoscevo questa città per niente, però non è l'ultima volta che vengo. E le aspettative per sua figlia quali sono, signora? Niente, in senso io aspetto che tutti i ragazzi che sta qui si spendano un tempo buonissimo, da conosci altri ragazzi che c'è i parenti italiani. E io per mia figlia spero solo che è una bella esperienza. I vostri parenti, signora, di famiglia dove risiedono? Io sono danese, da Danimarca. Io 20 anni fa andavo a Roma per fare babysit. Ho incontrato mio marito che è da Roma. Così ci siamo sposati e abbiamo preso Claudia. Molto bene, signora. Le facciamo tanti auguri e le auguriamo un buon soggiorno qui a Salso. Sì, grazie a lei. Grazie. Dove sta scappando? Dove sta scappando? Al mio lavoro. A chi ha portato? A chi ha portato posta? Non lo posso dire. Segreto professionale, arrivederci. Sono con i genitori di Miss Italia nel mondo Germania, benvenuti a Salso Maggiore, volete presentare vostra figlia? Mia figlia, la Rosanna. Come la dico? No. Un po' i tratti del carattere un po'. Carattere normale, come tutte le altre ragazze, la maggior parte delle altre ragazze, un carattere molto normale. Semplice. La signora domandiamo invece, innanzitutto benvenuta anche lei a Salso Maggiore, domandiamo se conosceva Salso Maggiore prima d'ora. La prima volta che venga. Lei ha invogliato sua figlia a partecipare a questo concorso? No, ha fatto tutta sola. Noi siamo orgogliosi di venire qui. E la festa com'è stata prima di venire qui a Salso Maggiore, l'elezione? Beh, molto soddisfatta, soddisfacente. Lei anzitanto era molto, molto contenta, anche di fare un salto qui in Italia. E lo spirito per il quale vostra figlia è venuta qui a Salso Maggiore qual è? Cosa si aspetta sua figlia da questo concorso? Speriamo va tutto bene. Se per caso dovesse andare male? È bella esperienza. Benissimo, vi auguriamo un buon soggiorno e un buon divertimento in questi giorni. Grazie. Grazie.
Abbiamo anche un bel quadretto familiare, dottor Insalata, complimenti, immagino siano i suoi figli. Sì, sono i miei figli, questi sono quelli che operano nell'ombra. Ecco, io vado in giro per il mondo e loro sono in ufficio, i contatti con relazioni pubbliche, eccetera. Sono... E questo è l'AXI, l'AXI sarebbe l'agenzia concorsi Saverio Insalata e figli. Ecco, sono orgoglioso di loro, felici loro. L'altro figlio è rimasto in Svizzera perché i contatti ancora con l'estero. E abitualmente venite anche voi al seguito del concorso oppure sporadicamente? Tu secondo anno? Sì, secondo anno io. Mentre invece lei? 4 anni già, sì, gli ultimi 4 anni. Perciò avete anche un'idea di Salso Maggiore? Lui meno, ma io sì. Lui di più. Grazie. Bene, dottore Insalata, concludiamo qui questa breve intervista e auguriamo a tutta la società che lei presiede di continuare sempre a fare meglio. Io comunque ringrazio voi di Telesalso e, come ho detto ancora ieri, veramente un saluto per la calorosa accoglienza a Salso Maggiore e a vederci ancora per tanti e tanti anni. Io mi auguro di festeggiare 50 anni di Miss Italia nel mondo. Salve. Direttamente dal Canada incontriamo una gentile signora. Buonasera signora, benvenuta a Salso Maggiore. Vogliamo presentare sua figlia? Giovanna Caltagirone, presente al Canada. Dove è venuta l'elezione? È Toronto, città, cioè Canada. E la comunità italiana è molto vasta a Toronto? Sì, abbiamo prossimamente 600.000 come Toronto città, ma poi ci stanno delle... 1.300.000 circa in tutto il Canada. E le vostre radici italiane, signora, di dove sono? Sicilia. Chi è il padre siciliano? Eppure lui, anzi compaesano. Come vi trovate in questo soggiorno a Salso Maggiore? È bellissimo, una soddisfazione incredibile. E poi la città, il paesetto qua è bellissimo, attraente, turistico. È un sogno davvero, di ognuno desiderarsi di verificarsi. Il pensiero di tornare nella vostra terra vi dispiacerà? No. Magari tornate con una fascia prestigiosa. Cioè, la vostra terra intende cosa? Intendo Toronto. No, mi piace anche il Canada ritornare e sarebbe bello portare una vittoria. Comunque, quello che conta è stata una vittoria anche essere qui. È bello, certo. Potrei portare anche alla fascia a mia figlia con la vittoria di Miss Italia nel mondo. Bene, tanti auguri, signora. Questa è un'esperienza bellissima anche per tutti i non vincenti. Già è un'esperienza in se stessa. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie. Sono Nadina Lipari e sono un'amica di Miss Svizzera. E come stai seguendo queste giornate? Credo che le seguo con... Diciamo, mi sembra di essere con loro. Tu sei italiana o sei svizzera? Sono italiana, però vivo in Svizzera. E non hai pensato di partecipare al concorso? Sì, tante volte. E come mai non sei andata? Sono sposata. Ma per le Miss Italia nel mondo non è ammessa la partecipazione? Non lo so, devo dirmi che non mi sono informata. Tu come, che idea ti sei fatta su questo tipo di concorso? Beh, certe volte credo che per le ragazze sia molto difficile. E altre volte è bellissimo per le ragazze, veramente una bellissima cosa, da portarsi veramente per tutta la vita dentro. Tu conosci Salso Maggiore, conoscevi prima d'ora? Solo per la televisione, voglio dire, non ci sono mai stata, però sempre l'ho vista in televisione e specialmente per le terme, si sente. E che idea ti sei fatta in questi giorni? Bellissimo, voglio dire, l'architettura e la gente mi piace molto, simpatica. Bene, allora facciamo un augurio a Luana per portare a casa magari il titolo più ambito. Sicuramente, io tifo per lei, grazie. Una faccia nota in questi giorni a Salso Maggiore, il maestro pittore Elvino Echeoni, che ci vuol parlare di una iniziativa che dovrebbe partire proprio in queste ore. Sì, il 29, giovedì 29, inaugurerò una mia mostra qui all'Hotel Regina, si protrarrà fino al 7 settembre, quindi spero che tutti quanti possano vedere questa mia mostra. Per l'occasione presenterò anche alcune delle mie muse ispiratrici, tra le quali anche la vincitrice di Miss Italia per il mondo dello scorso anno. Quindi io sto qui per vedere la bellezza e per idealizzarla. Ho visto in questo concorso quest'anno ci sono veramente delle ragazze stupende
e sarà molto difficile stabilire qual è la più bella, perché veramente sono tutte molto belle. Complimenti all'organizzazione. Noi sappiamo che tu hai incoronato Miss Germania proprio alcuni giorni fa. Due parole sul calore degli italiani all'estero. Ma gli italiani all'estero sono molto più italiani di quelli che vivono qui in Italia. È una cosa veramente emozionante e molto bella. Io credo che bisognerebbe fare qualche cosina di più noi per loro. Loro fanno già abbastanza, ci rappresentano con molta dignità. Bene, allora un invito ufficiale a tutti i nostri telespettatori per la tua mostra. Grazie e arrivederci a tutti quanti. Diamo la parola a un'altra mamma. Signora, lei è la mamma di? Barbara Di Francesco, Venezuela. Le radici italiane, signora, vostre dove sono? Abruzzese, di Civitella del Tronto. E come sta affrontando questa kermesse qui a Sanso Maggiore? Benissimo, sono molto contenta che mia figlia partecipa in questo evento, molto molto bello, molto gradevole e speciale per me. Le mamme si stanno lamentando un pochino perché gli organizzatori tengono un po' blindate le vostre figlie. Beh, un pochino, però io lo ritengo giusto, perché loro devono lavorare e prepararsi veramente. Le aspettative di sua figlia naturalmente non le chiediamo. Speriamo bene, speriamo. Bene, facciamo tanti auguri. Grazie. Federico Moccia, regista di Miss Italia in the World. Come si costruisce uno spettacolo di questo genere con tante ragazze? Uno spettacolo in generale si costruisce con molto amore, perché diciamo che la caratteristica principale di questi spettacoli sono proprio amarli fin dall'inizio, averli vissuti e volerli realizzare per la gente in maniera giusta, delicata e emozionante. Averli vissuti vuol dire che quindi i giorni precedenti allo spettacolo sono fondamentali poi per la realizzazione della serata? Sì, sì, è importantissimo quello che si costruisce, perché poi la resa finale che si vede in quelle due ore piacevoli che uno magari può passare a casa, cioè io mi rivolgo alla gente che lo segue naturalmente da lì, non sanno che questo è un lavoro molto duro, che sia per le ragazze che per noi naturalmente, nel senso che siamo dalla mattina fino alla sera a provare, a montare, a decidere bene come riprendere tutto quello che accadrà durante la puntata, e ci vuole un'attenzione tra il divertimento, l'allegria, il momento un po' più serio nel quale si conoscono queste persone che poi vengono dall'estero dove hanno delle realtà differenti dalle nostre. Quindi anche un'esperienza interessante come scambio di culture diverse. A me Miss Italia nel Mondo mi piace moltissimo, perché è ritrovare degli italiani che sono finiti per una serie di ragioni lontani da noi e che hanno sempre dei sapori che comunque ci appartengono, pur vivendoli magari in Venezuela, in Argentina, in Brasile, in America, però vedi in loro
sempre delle particolarità molto vere, forse più vere alcune volte degli italiani che invece stanno qua. Uno spettacolo fatto da ragazze che non fanno questo di mestiere, quindi è un po' la prima volta che affrontano un'esperienza di questo genere. Come è più facile, più difficile gestire una cosa di questo genere? Che aspetti positivi ha? No, sono molto tranquille, secondo me. La cosa sorprendente è che loro sono... un pochino perché si riavvicinano all'Italia, quindi il loro rientro qui è una vacanza premio, oltre a quella della loro bellezza che li ha portati fino a qui. Quindi loro lo vivono con particolare calore perché rientrano in Italia dopo tanti racconti che hanno sentito magari attraverso i nonni, attraverso i genitori. Nello stesso tempo si mettono per la prima volta su un palcoscenico vero, con tante luci e tante difficoltà, perché vengono messi alla prova su balletti, su momenti di talk show, su momenti particolari dove c'è un ritmo molto forzato da un conduttore come Paolo Bonolis, che è uno che cammina molto, e però tengono perfettamente a bada le loro emozioni in quei momenti, magari si lasciano andare in altri, come i passaggi delle selezioni quando magari da 20 diventano 10. Non c'è qualche aneddoto che puoi raccontare? Beh, su di loro adesso le conosco ancora poco perché le ho viste due volte mentre stavamo qua e abbiamo provato poco. Devo dire che alcune non parlano molto bene italiano, quindi fa ridere quando devi cercare di spiegare nel migliore dei modi con magari con una ragazza che viene appunto dal Venezuela o dall'Argentina, e con quelle che parlano in americano, in inglese, così è un po' più facile. Allora farle capire, cioè ti diverte molto la difficoltà del mettere a punto alcuni passaggi che loro non capiscono, cioè ogni tanto ci prendono per pazzi, cioè non, oppure devi spiegarglielo in maniera sempre gentile per riuscire poi a ottenere il massimo della tranquillità da parte loro nell'affrontare questo spettacolo. Ragazzi, non professionista, un conduttore invece professionista, di cui tu puoi svelare un segreto, una novità. Sì. Beh, a me fa piacerissimo che Paolo ritorni in video, perché tanto che non lo vediamo, quindi adesso sono passati ormai 3 mesi dall'ultima puntata che abbiamo fatto dei Cervelloni, e oltretutto lui si è gentilmente prestato a una sua prima parte da attore in un film che ho girato io, che si chiama Classe Mista Terza A, che uscirà a ottobre, dove lui fa un ruolo molto particolare e molto divertente. Devo dire che mi ha sorpreso, perché un conto è condurre una trasmissione televisiva dove con naturalezza, anche se devi avere dei connotati e delle capacità ben precise, lui però riesce a condurre tranquillamente, e è riuscito a trasportare, secondo me, in maniera diversa la sua simpatia e la sua bravura nel cinema. Cioè, è un personaggio molto divertente, però ha fatto un personaggio diverso. Beh, lui è uno che voleva avere un baretto in Giamaica in questo film, che va in giro vestito da rasta, quindi completamente diverso da quello che è lui nella sua normalità. Però ci è riuscito molto bene, insomma, mi ha divertito molto. Lo aspettiamo. Sì, spero di sì per tutti. Classe Mista Terza a ottobre nei vostri cinema. Tu fai cinema e anche televisione, c'è una preferenza? Ma io adoro gli spettacoli, io credo che la preferenza sia solo in ciò che effettivamente ti piace. Cioè, io vedo, nel senso, i due campi sono simili. Sono molto vicini, anche se sono diversi, perché è sempre qualcosa che, per quello che riguarda le trasmissioni che ho fatto io, che diverte la gente. E quindi per me una cosa che mi piace è divertire la gente, vedere che quando entri in sala o quando senti che l'ascolto è andato in un certo modo, li hai fatti ridere e hai fatto loro piacere. E per me questo è il punto di riferimento. Buon lavoro per sabato. Grazie, grazie. Con Franco Ferrari, direttore della fotografia, abbiamo già parlato, adesso lo vediamo sul banco di lavoro. Ci vuole un po' illustrare come si svolge il suo lavoro, che cosa sta facendo qui? Adesso sto cercando di memorizzare alcuni effetti che mi serviranno per arricchire un po' l'immagine, che già di per sé, dico, siamo in un ambiente molto scenografico, tra l'altro, e quindi particolarmente difficoltoso da illuminare, oltretutto perché non abbiamo molte possibilità per poter entrare con le luci,
e per mantenerlo abbastanza integro, abbastanza visibile, e quindi sto cercando di memorizzare alcuni effetti da poter graduare più o meno per tirar fuori questa scenografia che poi tra l'altro è servita anche per altri film importanti. Un film Bertolucci. Infatti, insomma, con il mio collega Storaro. Ecco, per un direttore della fotografia è più stimolante un ambiente di questo genere rispetto magari a una struttura costruita ex novo oppure no? Sì, è più stimolante perché qui esiste già una struttura e quindi va valorizzata ma con delle proporzioni già esistenti, cosa che invece in uno studio o in un teatro di posa si costruiscono in base alle esigenze. Ecco, quindi sta cercando di memorizzare che cosa significa esattamente? Memorizzare su questo computer che poi mi darà tutto ciò che io ho creato, quindi l'ho chiuso in questo computer come oggi normalmente si usa, e poi ritirerò fuori ogni volta che a me servirà quel dato effetto che ho memorizzato nel computer. Mario Mafucci, capo della struttura di spettacolo di Rai 1. Ci ritroviamo a Salso, sempre per Miss Italia. Adesso però c'è il primo appuntamento, Miss Italia in the World. Come si organizza uno spettacolo complesso di questo genere? Beh, intanto si pensa a tavolino. Poi, come nel nostro caso, teniamo conto dell'esperienza ormai quasi decennale del... Veramente questo spettacolo ha meno anni. Credo sia il quarto o quinto anno che lo facciamo. E poi si mette in scena, è un lavoro fatto con tanti maestri d'arte perché il regista poi utilizza diverse professionalità, è fatto con la collaborazione delle ragazze, è uno spettacolo che vive per la natura stessa dello spettacolo, l'idea forte è proprio fare lo spettacolo con le ragazze che concorrono a questo titolo. Ecco, uno spettacolo che è nato un po' trainato da Miss Italia, l'idea è com'è venuta? Da una realtà molto semplice che le comunità italiane all'estero hanno preso loro contatto con l'organizzazione di Miss Italia e hanno detto vogliamo esserci anche noi facciamo il concorso di Miss Italia, e allora Mirigliani ha collegato le diverse realtà e ha proposto questo spettacolo. Noi volevamo proprio vedere un po' il lavoro dietro, magari chi sta a casa non si rende conto, vede lo spettacolo finito, vede un prodotto, invece dietro ci sono tantissime persone che lavorano e che devono essere coordinate. Ci sono almeno 60 colleghi che lavorano qui a Salso, tecnici a diversi livelli, a diverse responsabilità, tutti con professionalità ben precise e che devono essere coordinati secondo un progetto che è stato pianificato, spiegato a tutti. Siete senza orari, notte e giorno? No, con orari, perché ci sono dei moduli sindacali che anche noi rispettiamo. Quindi non è un lavoro così estenuante, oppure sì? No, è molto impegnativo perché è in poco tempo, qui si mettono in piedi quattro spettacoli, e quindi sono oltre 8-9 ore, quasi 10 ore di trasmissione, di prima serata, e quindi è un lavoro molto impegnativo. Ad esempio la realizzazione è in un palazzo, Miss Italia l'abbiamo in un palazzetto dello sport, forse è più semplice da gestire, questo è un palazzo antico, ci sono dei problemi che possono sorgere in questi casi? Certo, ci sono dei problemi di illuminazione perché il palazzo offre delle occasioni che vale la pena di valorizzare, c'è una scenografia di particolare interesse, no? E poi ci sono problemi anche di verifica della potenzialità dell'audio, perché sono strutture in cemento che bisogna verificare in relazione allo spettacolo che si va a fare. Buon lavoro allora. Grazie. Siamo in uno dei camion della RAI, perché tante persone magari pensano che il lavoro che si svolge dietro magari si svolge tante volte negli studi, invece ci sono delle strutture mobili come questi camion. Voi cosa state facendo adesso? Noi stiamo preparando tutte le telecamere, che sono 7 telecamere per la ripresa video. Questo camion è diviso in 3 parti, che cosa sono queste 3 parti? Infatti questo è il controllo video, poi c'è la regia,
E poi c'è la regia audio. Questo è il controllo, come dicevo. Controlliamo le telecamere, praticamente. Quindi poi adesso... il diaframma, colorimetria. Quindi nel lavoro di preparazione di uno spettacolo voi dovete prima di tutto controllare la posizione di tutte le telecamere? Esatto, tararle tutte quante con un determinato cartello di riferimento. Durante lo spettacolo che cosa succede? Controlliamo appunto, come dicevamo e ci ripetiamo, le varie telecamere, sia a livello colorimetrico che a livello di diaframma. Quindi le prove servono per mettere appunto le varie posizioni e poi il controllo continua anche durante tutto lo spettacolo. Certo, anche soprattutto durante lo spettacolo, perché è lì che si hanno più variazioni di luci. Quante persone ci sono che lavorano in questa struttura? Siamo in 12, il pullman è composto da 12 persone. Voi normalmente appunto seguite tutti gli spettacoli, quali tipi di spettacoli seguite? Noi abbiamo fatto tutte le mode, Capri, Taormina, tutti gli spettacoli di Piazza Plebiscito a Napoli, Lucio Dalla, il 31 dicembre. È la prima esperienza con Miss Italia? Sì, con le Miss sì. E qual è l'impressione? L'impressione è una buona impressione. Normale, ormai siamo abituati, siamo rotti a tutto, quindi... Non c'è differenza per noi tra Miss Italia oppure Maradona. Meglio Miss Italia, certo. A livello di lavoro, ovviamente, professionalmente parlando. E non professionalmente? Beh, Miss Italia. Miss Italia, sì, sono d'accordo. Qui siamo nel reparto audio e ci vuole spiegare che cosa sono questi macchinari che magari per la gran parte delle persone sono un po' sconosciuti. Questo è un mixer audio, da qui parte tutto l'audio della trasmissione. In questo momento stiamo provando il balletto delle concorrenti a Miss Italia nel mondo. Per lei è anche la prima esperienza a Miss Italia nel mondo? Sì, per me è la prima esperienza, però ho fatto altre trasmissioni grosse. Questa è la prima volta che vengo a Sassomaggiore, però ho fatto anche altre trasmissioni qui. Che tipo di trasmissione? La moda, abbiamo fatto la moda a Capri, Taormina, Roma. E quindi esperienze ne abbiamo un po'. Voi seguirete anche Miss Italia? No, 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 noi abbiamo una trasmissione a Sorrento. Un altro genere, quindi? No, sempre una trasmissione musicale, ma un altro genere. E questo lavoro quindi in che cosa consiste esattamente? Voi parte l'audio, regolate quindi... Sì, regoliamo i microfoni, i radiomicrofoni e misceliamo con le musiche, gli stacchi e tutto il resto. C'è qualche problema che si presenta più di frequente? Sull'audio? I problemi sono molti, pure perché i radiomicrofoni possono lasciare ogni tanto in panne, quindi stai zitto. Quando succede in trasmissione c'è un momento di panico? C'è un momento di panico. Noi prevediamo sempre delle riserve, però il panico c'è sempre. C'è un episodio che ricorda malvolentieri? C'è un episodio che ricordiamo malvolentieri. Una volta che in trasmissione si sono spenti i gruppi, si spende tutto qua. E come avete fatto? C'è stata un'interruzione e abbiamo ripreso dopo 20 secondi. Perché noi abbiamo dei gruppi di energia, siamo autonomi, però sono caduti tutti e due, si sono spenti tutti e due all'istante, quindi siamo rimasti al buio. In bocca al lupo per questa volta. Grazie, crepi.